Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. La città di Brindisi si candida a divenire realtà strategica nell'ambito della logistica. È stato sottoscritto infatti questa mattina presso il consorzio ASI un protocollo d'intesa che ha visto protagonisti gli enti locali, ovvero Regione, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Stefania Franciosa. Il territorio brindisino si dota di una piattaforma logistica per il traffico delle merci, candidandosi dunque a diventare punto di riferimento nell'area ionico-salentina. Due progetti, di cui uno già finanziato da CIPE Regione Puglia, così come sancito dalla firma del protocollo d'intesa sottoscritto oggi da Regione, Comune, Provincia, Camera di Commercio e Consorzio ASI. Dunque una nuova stazione elementare dedicata al traffico merci collegata con il porto ed una serie di interventi finalizzati a sviluppare le infrastrutture del territorio nell'ottica della riqualificazione urbana. È una grande scommessa, una grande sfida, perché significa credere nelle potenzialità di sviluppo del territorio brindisino a partire dal porto di Brindisi. E questo significa ovviamente realizzare delle infrastrutture che consentano di offrire all'interno dell'area portuale nuovi e più qualificati servizi che irrobustiscano l'attrattività del porto. E rientra quindi in questa strategia attraverso cui con i porti proviamo a far leva sulla nostra capacità di risposta alla crisi. Dunque è un progetto già finanziato e uno in fase di finanziamento. È un progetto che è parzialmente già in corso, quindi già coperto da finanziamenti e già con una gara aggiudicata, nella quale però, poiché crediamo fortemente, con questo protocollo ci impegniamo in maniera formale a ricercare le risorse che consentano tutto il completamento di questo progetto. Sicuramente è una gran bella giornata questa, intanto perché tutti gli enti, mancava solo l'autorità portuale per ovvi motivi, ma posso dire che l'autorità portuale condivide questo progetto, l'ha già confermato in un tavolo nazionale con il Ministero dei Trasporti e quindi al tavolo del CIPE, e questo ci conforta. Ma la presenza dell'assessore Minervini ci deve confortare veramente, perché eravamo in ritardo confronto a Bari e Taranto, perché la Regione Puglia aveva finanziato, ha finanziato già l'interporto di Taranto e l'interporto di Bari. Quello di Brindisi l'aveva condiviso come progetto di massima, ma non l'aveva finanziato. Adesso la presenza di Guglielmo Minervini qua oggi ci conforta che anche questo progetto sarà sicuramente finanziato. Però per dire questo aspetteremo i primi di settembre, quando la conferenza Stato-Regioni e quindi al tavolo del CIPE saranno visti quali progetti strategici saranno finanziati. E noi vorremmo arrivare a quel giorno che si prevede i primi di settembre pronti con un progetto definitivo, con un accordo di pianificazione territoriale, quella che è la firma di oggi, quindi tutti gli enti sono convinti che questo è un progetto strategico, e possibilmente stiamo pensando anche di anticipare un bando internazionale per andare a individuare il privato, perché noi non vorremmo costruire una cattedrale nel deserto, ma vorremmo costruire qualcosa che possa veramente far diventare questo territorio concorrenziale e potenzialmente più forte degli altri territori. Intanto si insedia ufficialmente domani il Consiglio Comunale di Brindisi a 2 mesi dalle amministrative culminate con l'elezione a sindaco del candidato del centro-sinistra Mimmo Gonzales, che alla vigilia di questa prima seduta evidenzia come l'Assise potrà rappresentare l'occasione anche per chiarire alcune polemiche generatesi in questi ultimi giorni. Vediamo. Sindaco, la Giunta è al lavoro ormai da tempo, ma il Consiglio Comunale rimane comunque uno strumento importante della città perché poi è il momento del confronto, lo strumento del confronto. Lo aspettavamo con ansia, anche perché c'è qualche consigliere comunale di opposizione che ha scambiato le pagine dei giornali per il Consiglio Comunale. È in Consiglio Comunale che noi forniremo tutti i chiarimenti e poi insieme la stampa, la città capiranno in che direzione ci stiamo muovendo. Intanto possiamo tranquillizzare tutti, la nostra direzione è quella di una trasparenza e di una legalità che va nel solco della trasparenza e della legalità con cui si è lavorato per molti versi anche in passato e che rende alla città di Brindisi una città che vuole crescere, che vuole svilupparsi, vuole superare le difficoltà del passato. Quanto alle nostre idee, beh, sono idee che senza presunzione posso dire innovative rispetto al passato, e soprattutto stiamo chiudendo giorno dopo giorno una serie di
stiamo ottenendo una serie di risultati molto importanti che danno una svolta, imprimeranno davvero una svolta rispetto al passato e faranno crescere la nostra città. La cronaca, nuovo sbarco di clandestini sulle coste pugliesi, 127 migranti, per lo più di nazionalità egiziana e palestinese, tra cui numerosi minorenni a bordo di un peschereccio, sono stati tratti in salvo nella notte da unità della Guardia di Finanza e condotti nel porto di Bari alle prime luci dell'alba di questa mattina. I migranti erano in navigazione da poco meno di una settimana e sono giunti sulle coste pugliesi molto provati, per 7 di loro è stato infatti necessario ricovero in ospedale. Tra i migranti, secondo i primi accertamenti, ci potrebbero essere anche gli scafisti, che sarebbero di nazionalità egiziana. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche un elicottero e mezzi di supporto della Capitaneria di Porto. In due, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione questa mattina intorno alle 10 in una rivendita di casalinghi e detersivi Euroshop di Ostuni in via Saverio Nitti. I malviventi, dopo aver immobilizzato il titolare del negozio, gli sono fatti consegnare il contante presente in cassa. Circa 20.000 euro il totale degli incassi della settimana dei tre punti vendita Euroshop presenti nella Città Bianca. Entrati in possesso del bottino, i rapinatori hanno fatto perdere velocemente le proprie tracce. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di Ostuni. I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato Domenico Amato, 43enne del posto, per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, in seguito ad una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 piante di canapa indiana dell'altezza di circa 60 cm e di 59 semi della medesima pianta coltivate all'interno del giardino di pertinenza dell'abitazione di proprietà, il tutto sottoposto a sequestro. Arrestato dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi. E sempre i militari della compagnia di San Vito dei Normanni, nell'ambito di preordinati servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà una 32enne di San Michele Salentino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata infatti trovata in possesso di 2 grammi di ecstasy suddivisa in 4 dosi e 4 piante di canapa indiana in fase di coltivazione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. I militari inoltre hanno segnalato alla competente autorità amministrativa 4 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per complessivi 6 grammi di marijuana e 2 grammi e mezzo di hashish, sottoposta a sequestro. Voltiamo pagina, ritorniamo a Brindisi. Il presidente della Repubblica d'Albania, Bamir Topi, ha colto l'occasione della sua visita alle tenute di Albano Carrisi a Cellino San Marco per incontrare i rappresentanti istituzionali del territorio. Questa mattina a Brindisi visita il presidente Massimo Ferrarese e al sindaco Mimmo Gonzales. Il presidente dell'Albania, Bamir Topi, ospite in questi giorni a Cellino San Marco da Albano Carrisi, in visita oggi nella città di Brindisi. Ha incontrato il presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese, e il sindaco Mimmo Gonzales. Un'occasione per affrontare temi come quello della collaborazione fra la Puglia e il paese delle Aquile. Sono venuto qui in Italia tante volte. Anche qui a Puglia, perché tra Puglia e Albania, tra l'Italia ed Albania, esistono ormai relazioni eccellenti, sono relazioni tradizionali e noi apprezziamo molto questa amicizia. Qui in Italia vivono da secoli gli albanesi che hanno fuggito dall'Albania nel tempo di Skanderbeg. E poi c'è una recente emigrazione durante questi 20 anni che sono venuti qui e loro hanno rafforzato molto questa amicizia. Sono bravi albanesi che lavorano onestamente con loro famiglie. E poi devo dire che tra l'Albania e l'Italia sono poi relazioni statali molto molto apprezzati, perché ci sono dei progetti, ci sono tanti investimenti, ci sono poi tante visite, il dialogo politico è assolutamente nelle posizioni migliori che abbiamo avuto durante questi anni. E vorrei apprezzare molto anche questa relazione tra Puglia e Albania, perché anche per quanto riguarda le vicinanze, la tradizione
in agricoltura e poi altre tradizioni che, avendo le possibilità di essere così vicini, tante cose sono simili. Presidente, dall'incontro di oggi possono nascere nuove opportunità di collaborazione con questo Paese? Beh, parlavamo proprio di questo, c'è sicuramente una grande collaborazione, molte imprese del nostro territorio lavorano in Albania, l'Albania sta crescendo tanto sotto l'aspetto turistico, infrastrutturale, industriale e quindi economico. E noi saremo vicini all'Albania, ho avuto già occasione di conoscere il Presidente precedentemente e saremo sempre più vicini. Tra l'altro, se questo tratto di mare si può fare a nuoto, vuol dire che siamo veramente vicini e continueremo a esserlo sempre di più in futuro. Apriamo ora un'ampia pagina culturale. Dopo un lungo e certosino lavoro di restauro, il Castello Imperiale di Francavilla Fontana, tra le perle del patrimonio storico, artistico e architettonico della nostra regione, ha riaperto le sue porte al pubblico. Sabato sera, alla presenza di un gran numero di autorità, si è svolta la cerimonia di riconsegna del maniero alla città. Agnese Poggi. Concluso il restauro, è stato riconsegnato alla città di Francavilla Fontana il Palazzo degli Imperiali. L'inaugurazione del castello ha avuto luogo sabato scorso, con una serata ricca di appuntamenti. Prima l'apertura ufficiale del portone monumentale di via Municipio, poi il discorso dei rappresentanti istituzionali, infine il concerto tenuto dal prestigioso Gran Concerto Musicale di Città di Francavilla Fontana, vanto e orgoglio della tradizione francavillese. Un'opera di restauro frutto di risorse pubbliche che si candida a diventare punto di informazione e promozione turistica, contenitore culturale, sede delle istituzioni municipali. Il Castello Imperiale aderisce fra l'altro al progetto regionale Open Day, con aperture straordinarie e visite guidate in programma da luglio a settembre. Siamo fieri di aver avviato e portato a termine uno dei più imponenti e complessi interventi di restauro che hanno interessato questo bene culturale, ha dichiarato il sindaco di Francavilla Fontana, Vincenzo Della Corte. Una giornata estremamente importante perché si realizza un sogno dei francavillesi. Il sogno è quello di avere la possibilità di recuperare il bene più prezioso che questa città ha, cioè il Castello Imperiale, e attraverso due amministrazioni siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Il Castello Imperiale, completamente rinnovato, a disposizione di un territorio che va oltre la Regione Puglia, e la presenza di così tante autorevoli personaggi oggi ne è la testimonianza. Il servizio era di Stefania Franciosa, è sempre sabato sera, ma Martina Franca, si è inaugurata la 38esima edizione del Festival della Valle d'Itria, un'edizione estremamente ricca che sino al prossimo 4 agosto proporrà ben 29 spettacoli. Vediamo. È stata una delle opere più rappresentate del Settecento, con più di 90 versioni, e senza dubbio il capolavoro del caro sassone, come veniva chiamato Johann Adolf Hass dagli italiani del Settecento. L'Artaserse, dramma per musica in tre atti, è un capolavoro assoluto del repertorio barocco. Preziosa la versione scelta per inaugurare la 38esima edizione del Festival della Valle d'Itria, la stessa andata in scena al Teatro San Giovanni Grisostomo di Venezia del 1730, mai rappresentata in tempi moderni.
maestro concertatore e direttore d'orchestra Corrado Rovaris, alla regia uno dei maggiori interpreti della regia teatrale italiana, Gabriele Lavia, chiamato a dar vita ad un'opera che nella rappresentazione martinese può avvalersi dell'esperienza di Raffaele Mellace, massimo esperto di Hasse in Italia, e di Marco Beghelli, curatore dell'edizione moderna della partitura. La vicenda, ambientata nell'impero persiano, ruota intorno alla figura di Artaserse I, salito al trono nel V secolo a.C. dopo la morte del padre, vittima di una congiura di palazzo. Il recupero dell'Artaserse restituisce alle scene uno dei massimi titoli operistici di tutti i tempi, ben noto ai cultori dell'opera barocca, ma assente dalle scene da oltre due secoli, forse per l'impegno che richiede agli interpreti. Il ruolo di Arbace, che fu interpretato dal più celebre castrato di tutti i tempi, il pugliese Farinelli, è nella versione martinese affidato a Franco Fagioli, già vincitore del prestigioso premio Abbiati per l'interpretazione di Bertarido nella Rodelinda di Handel, in scena al Festival della Valle d'Itria nel 2010. Un dramma per musica congiunto agli scenari di arte barocca che Martina Franca propone, un tentativo di recuperare e percepire l'essenza del teatro musicale del primo Settecento, secondo lo spirito del festival. Si replica il 18 e il 27, sempre nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale. Come vuole la tradizione, ad inaugurare anche questa edizione del Festival della Valle d'Itria è stato il pubblico delle grandi occasioni. Vediamo. Mi auguro che lo spettacolo possa trovare il consenso del pubblico e applaudire alla fine questa sfida di Martina Franca, che vuole dare il segno, in un momento di grande difficoltà, che la cultura ancora c'è e lo spettacolo resiste. 29 spettacoli in 19 giorni, 4 opere, concerti, teatro, cinema, un programma prestigioso che può vantare la partecipazione di artisti di assoluto rilievo mondiale. Il Festival della Valle d'Itria manda in scena la sua 38esima edizione, proponendo un cartellone importante e ambizioso, senza alcun dubbio il più rilevante degli ultimi anni, che avvicina quello della Valle d'Itria al modello dei principali festival internazionali. Una sfida coraggiosa e per certi versi già vinta in un momento di grande difficoltà per il settore dello spettacolo. Diciamo che è un'ambizione molto alta. Abbiamo voluto alzare l'asticella dell'ostacolo di fronte alla crisi, di fronte alle paure, ai timori. E è in questi momenti che si vede la forza delle radici e la forza dell'entusiasmo e del nostro ideale. Ci abbiamo messa tutta per confezionare un festival che potesse intercettare gli interessi del pubblico più vasto possibile. In scena l'Artaserse di Johann Adolf Hasse con la regia di Gabriele Lavia, opera tra le più rappresentate del Settecento, scelta dal direttore artistico Alberto Triola per aprire il sipario su questa edizione 2012 della rassegna musicale operistica martinese. È la prima mondiale di uno dei massimi capolavori della storia dell'opera. Sono più di 250 anni che quest'opera era caduta nell'oblio. Martina Franca oggi restituisce al mondo un capolavoro assoluto e chi sarà presente, chi l'ascolterà per radio, chi verrà alle prossime recite se ne renderà conto. Come tradizione vuole, è stato il pubblico delle grandi occasioni a gremire per questa prima del festival l'atrio dello splendido Palazzo Ducale di Martina Franca, le cui sale affrescate potranno essere visitate e ammirate per l'intero periodo estivo. La Valle d'Itria è il festival estivo per eccellenza, il festival di musica d'arte, della lirica, di preziosi gioielli che ogni anno vengono mostrati ai cittadini e ai turisti. Per noi è un grandissimo orgoglio questa manifestazione. Martina Franca è una cittadina molto accogliente, molto bella, e l'ho scoperta qualche anno fa. Ho avuto questa occasione di dirigere quest'opera barocca veramente molto bella e sono contento, mi piace. Un ulteriore impegno che il festival ha messo in campo per una proposta culturale a livello europeo.
salutata anche dal Presidente del Parlamento europeo. Ecco, Martina si conferma come una città di cultura che vuole svolgere un ruolo importante in Puglia e in Italia. È il festival che la nostra eccellenza ci dà questa possibilità. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco per la seconda parte del TG.